Nucleare. In Italia si torna a parlare di centrali nucleari dopo il referendum di 21 anni fa che ne rifiutò l'utilizzo. Il ministro per lo sviluppo economico, Claudio Scajola, annuncia che entro il 2013 i cantieri delle centrali atomiche saranno aperti. Scajola ne parla in occasione dell'assemblea di Confindustria, accogliendo il suggerimento della presidente Emma Marcegaglia di riaprire gli investimenti nel settore. Quella dell'energia è una emergenza, i costi vanno abbattuti ma con sistemi sicuri. Gli impianti nucleari consentono di produrre energia su larga scala, in modo sicuro, a costi competitivi e nel rispetto dell'ambiente. Gli ambientalisti fanno già sapere di non essere d'accordo su questa linea e che daranno battaglia per impedire l'utilizzo del nucleare, motivando l'atteggiamento nella scarsa sicurezza dei relativi sistemi. Ascoltiamo l'intervento del ministro Scajola. Entro questa legislatura porremmo la prima pietra per la costruzione nel nostro paese di centrali nucleari di nuova generazione. Solo gli impianti nucleari consentono di produrre energia su larga scala, in modo sicuro, a costi competitivi e nel rispetto dell'ambiente.